Lorenzo Ricci, velocista, purtroppo questa Paralimpiade di Atene 2004 non è stata molto fortunata, una contrattura muscolare? No, una lesione del semitendinoso e semimembranoso che mi ha purtroppo, oltre ai 100 e 200, mi impedirà anche di far parte della staffetta. Ancora peggio, essendo in quattro solamente, non si farà neppure la staffetta. Comunque si guarda al futuro, l'intenzione almeno di iniziare un nuovo ciclo olimpico e di esserci a Pechino 2008? L'intenzione c'è, però bisogna fare i conti anche, non per parlare venalmente, ma proprio per essere realisti, bisogna fare i conti anche con il tempo, con soldi, insomma. Bisogna vedere se si riesce a mantenerci, perché nel nostro caso siamo anche ori olimpici, però, o paralimpici, insomma, ma non è ancora uno sport a livelli professionistici, cioè, nonostante noi siamo, tra virgolette, diciamo, purtroppo per le persone, siamo dei campioni, ma per tante altre cose, tipo sponsor, tipo forse anche lo stesso CONI, che non ci permette di allenarci senza prendere ferie o aspettative, perché noi... Io mi mantengo facendo massaggiatore fisioterapista in ospedale a Sarzana, quindi provincia della Spezia, quindi dico, se io non avessi quel lavoro lì non potrei mantenere il mio sport. In più, quando ho delle gare mondiali, europee o olimpiadi, devo prendere o aspettativa o ferie, e quindi si arriva che a una certa età non siamo più dei ragazzi, ma bisogna anche pensare un po' a fare due conti, insomma, a fine mese, a vedere se si può. Basterebbe portare lo sport ad essere un lavoro, un mestiere, come magari fanno i nazionali A con i corpi militari. Però ora gli ori olimpici e mondiali non valgono ancora, perché basterebbe un pochino più, diciamo, di come posso dire, di valore nello sport disabile. Automaticamente, se la considerazione e l'interesse aumentasse, aumenta l'audience, gli sponsor si fanno avanti, automaticamente potremo anche lavorare solo sullo sport, cosa che invece, ripeto, dobbiamo, ognuno c'ha il suo, ogni ragazzo disabile, non vedente, carrozzato, amputato che sia, ha un lavoro al di fuori dello sport. Lo sport purtroppo è un hobby. Tra i problemi, oltre a questo non secondario, certamente quello economico, c'è anche il problema di trovare una guida, trovare un affiatamento con una guida. Per un atleta non vedente o ipovedente è così difficile trovare una persona che comunque ti deve seguire ore e ore al giorno e tutti i giorni, sostanzialmente, quando si prepara un grande appuntamento? È difficile. Primo, perché per vincere degli ori olimpici, paralimpici, insomma, per vincere degli ori o per andare sul podio bisogna andare veloce. Per andare veloce ci vogliono delle guide ancora più veloci, e in più anche quest'anno l'IPC ha dimostrato che le guide degli atleti non vedenti non valgono niente, nel senso che non salgono sul podio, non sono premiati, non hanno medaglia, e quindi questo... Insomma, per ragazzi non vedenti è anche difficile trovare ragazzi che ti danno una mano, anche perché, insomma, non è neanche corretto che ti diano una mano un anno intero e poi non vengono gratificati al pari dell'atleta non vedente, magari vincente o oro, argento, bronzo, quello che sia, insomma. Quindi bisognerebbe dare un pochino più di considerazione allo sport disabili, automaticamente magari trasformare dall'atleta, diciamo, dall'atleta non vedente con l'atleta guida, portarlo ad un equipaggio che vengono premiati entrambi. Io dico sempre, per fare l'esempio, un po' come il canottaggio. Cioè, il canottaggio c'è gli abagnali con i due rematori, diciamo, e il timoniere. E il timoniere dava la direzione, si allenavano insieme. Le medaglie erano tre, i premi erano tre, quindi basterebbe portare un pochino lo sport non vedenti, soprattutto l'atletica leggera, velocità o cosa, a così, trasformarlo ad un equipaggio, chiamiamolo così. Andiamo a conoscere allora la guida di Lorenzo Ricci, che si chiama? Nicola Vangeli. Come vi siete trovati, come vi siete conosciuti? Come capita di conoscere un atleta non vedente e di decidere di seguirlo, di aiutarlo nel suo sport? Con Lorenzo è iniziato tutto perché aveva avuto difficoltà negli anni precedenti a trovare guida.
era uscito un articolo sul nostro giornale locale che fatto da lui e dal nostro tecnico Giuseppe Pagano, che chiedeva l'aiuto a, diciamo, ragazzi che facevano atletica lì nella nostra zona per provare a guidare un ragazzo non vedente. E da lì innanzitutto siamo diventati amici, perché non puoi se no correre insieme, essere affiatato. Devi prima condividere tante cose nella vita e poi dopo, allora anche a livello sportivo riesci a arrivare dove siamo arrivati noi finora. Quest'anno è andata male, ma... Dal punto di vista dell'allenamento atletico per una guida, c'è una differenza rispetto all'allenamento che farebbe se corresse per conto suo, insomma? Non è che c'è differenza, magari se... Non so, se certe ripetute con lui ne faccio 5, da solo ne faccio altre 3 o 4 di più. Però gli allenamenti sono più o meno gli stessi, non è che cambiano. Quello che faccio io fa lui. Ognuno ha il suo 100% e il mio 100%. Il suo 100% giustamente per guidare me lo deve fare e mantenere, e poi fortunatamente grazie a lui riesco a fare il mio 100%, perché sennò altrimenti farei un pochino meno. Invece avendo un'altra... Ecco, ma dal punto di vista tecnico, voglio dire, un atleta non vedente, c'è una grossa differenza nei tempi di reazione allo sparo e nella velocità massima che può raggiungere, per esempio, sui 100 metri rispetto a un atleta normodotato? No, sicuramente nel discorso della reazione dei blocchi non è assolutamente vero, perché è capitato già più di una volta che Lorenzo prende lo sparo prima di me, quindi mi anticipa di... Niente, però esce prima dai blocchi, quindi non c'entra niente vedere o non vedere per queste cose. La difficoltà magari a imparare la tecnica o il gesto atletico, cioè lui magari mentre lo vede fare dal nostro allenatore lo capisce subito, io se non lo faccio praticamente mi ci vuole un po' di più, poi magari con lui lo imparo sempre meglio. Noi impariamo in pratica, la teoria la facciamo dalla pratica. Un ragazzo vedente fortunatamente può arrivarci prima e anche con migliori sfumature, però un non vedente ci arriva con tanta pratica. La pratica è data, almeno la mia, e grazie a Nicola Vangeli.